Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video di presentazione eh, di questo nuovo gioco che si chiama Star Drive, uscito da pochissimo su Steam. Eh, Star Drive 2. E mm, io ho giocato al primo capitolo che devo dire non è assolutamente altrettanto bello come il secondo. Eh, si tratta di questo qui di uno strategico eh, a turni di spaziale quindi i classici 4x ok ed è un gioco che mi ricorda moltissimo Master of Orion Master of Orion 2 per la precisione uno dei giochi a cui ho giocato in assoluto di più in vita mia e per me ancora eh, diciamo gioco che è, è, è riferimento d'accordo di questo genere di videogiochi è riferimento devo dire veramente che la casa produttrice si sta dando molto da fare perché ehm, il gioco è sottoposto a diverse patch hanno già sistemato molte cose, molti problemini. Per cui ehm, sono fiducioso che possa eh, risolvere ancora tanto e fare molto. Perché purtroppo ecco, il difetto di questo gioco così come anche nel primo eh, mancava il multiplayer. Questo per me è il difetto più grosso. Manca il multiplayer e io devo dire il mio sogno è, è quello di poter giocare un gioco di questo genere in multiplayer, eh, perché Caspita ragazzi, un gioco così, giocato con gli amici, è a tutto un altro spessore, ok? Questo è fuori discussione. Andiamo a vedere però più da vicino di che cosa si tratta: Star Drive 2. Allora, entriamo nella campagna. Qui possiamo vedere le razze che possiamo scegliere: ovviamente, ognuna di queste razze avrà eh, i suoi bonus e i suoi malus. Per esempio, gli umani che noi adesso sceglieremo hanno la corruzione, quindi una penalità del 25% sulla um, raccolta delle tasse. Eh, però hanno una, un più uno alla ricerca per ogni scienziato perché sono dei grandi studiosi hanno un più uno anche per ogni lavoratore a livello industriale eh, hanno un più 20% al, um, al danno delle armi delle astronavi sono anche dei professionisti militari per cui hanno 10 punti ferita in più um, hit point si sì, 10 punti ferita in più no scusatemi si sì, hit point 10 punti ferita in più scusatemi eh, i soldati a terra si sì, avete capito bene si può anche non ci sono solo le battaglie spaziali ma ci sono anche i combattimenti al suolo e ci sono anche il 25% di bonus ai punti ferita per i materiali che usano le astronavi Ovviamente non vado adesso a esaminare ogni, ogni razza, questa la dovete fare voi. Purtroppo esiste solo in inglese, ragazzi. Mettetevela via in italiano, non credo uscirà mai, a meno che non ci sia un bacino d'utenza italiano molto elevato. Ma per questo genere, purtroppo ce ne sono pochi. Si può anche creare la propria razza personalizzata, quindi. Partendo dalle caratteristiche degli esseri umani, noi possiamo togliere tutti i pregi e tutti i difetti, avremo tot punti che potremo distribuire in giro. Io voglio portare l'attenzione su alcuni di questi pregi, il mio preferito è il creativo, infatti è quello che, che costa di più in assoluto. Il creativo ragazzi è una bomba perché noi vedremo poi dopo che um, a livello di ricerca, ogni ramo di ricerca... Ha la possibilità di scegliere una o più ricerche per ogni ramo. Scusatemi, ci sono più di due o più ricerche, scusatemi, in ogni ramo. Il creativo non occorre che ne scelga una, vengono automaticamente studiate nello stesso turno tutte quante quelle che fanno parte dello stesso ramo. Per cui è potentissimo. Hanno una velocità di ricerca veramente incredibile. Questi che hanno questo bonus, i creativi. Comunque sia, tasto destro, torniamo indietro, eh, andiamo a scegliere quindi i nostri esseri umani e andiamo avanti. Qua possiamo scegliere ovviamente il nome del leader, il colore, eh, attualmente scegliamo magari solo tre nemici, la difficoltà la voglio facile perché voglio solo mostrarvi di che cosa si tratta. Le stelle, ecco facciamo la più grande che è 100 stelle, che in realtà è un altro difetto un po' criticato del gioco, che 100 stelle non sono tantissime per una mappa volerla fare veramente grande. 100 stelle non sono poi tante. Uh, mettiamo poche unità casuali, diciamo, uh, ostili. Uh, animali spaziali, creature spaziali, cose di questo tipo. Qua vabbè sono il nome dell'impero e come veniamo a essere chiamati a livello di razza, a livello singolare. Um, e qui praticamente togliamo il tutorial. Va bene così. Ok, allora iniziamo la partita. Qui c'è un po' di storia. Della, della razza va bene d'accordo e vabbè si parla un pochino di, di queste cose però ecco eh, c'è da dover vedere adesso il discorso del, della quantità di stelle perché effettivamente io sono abituato a Master of Orion che potevi fare mappe davvero enormi una galassia davvero grande e qua è un po più piccola però si, si può giocare lo stesso allora cioè o meglio si viene a contatto con le altre razze più rapidamente, soprattutto adesso io ne ho scelte solo tre di razze, però se ce ne fossero di più verremmo a contatto immediatamente e non sempre sono razze pacifiche. Anzi. Allora, eh, noi ovviamente partiamo dalla Terra, dal sistema solare che ha altri due pianeti che sono praticamente con le loro caratteristiche praticamente, vedete che si apre questo pannellino, eh, è un pianeta piccolo Uh, barren quindi praticamente sono delle pianure, delle, scusatemi no pianure sono um, desertico, uh, gravità normale, uh, ci, massimo popolazione 2 perché essendo piccolo solo 2 um, unità di popolazione e quindi vediamo anche i parametri, quindi cibo per contadino 0, quindi non può essere coltivato, 4 produzione per worker e 3 per gli scienziati, non è un granché. <ride> Questo invece ha un malus, è medio, 1 al massimo di popolazione, però, perché appunto ha questo, questo difetto. Eh, la gravità è normale, però, dice fondamentalmente che eh, sì, meno 4 alla popolazione massima. E meno uno di cibo per farmer. Per cui è, è veramente brutto questo pianeta, lasciamolo perdere. Questo invece è il nostro, che è normale. Abbiamo già 8 unità di popolazione su 12 massimo. Ci entriamo, questo è il pannello del nostro pianeta, dove possiamo vedere appunto 8 su 12. Fra 19 turni avremo un nuovo unità di popolazione da distribuire tra ehm, cibo, produzione di cibo, eh, produzione industriale e produzione scientifica. Eh, qui possiamo vedere che abbiamo anche due cose costruite: abbiamo una Star Base e un Infantry Base. Eh, infantry Base ci permette di avere appunto delle unità da terra eh, che difenderanno il pianeta, il pianeta mh, da invasioni eh, terrestri, ok, da sbarchi. Li potremo anche upgradare più avanti. Quindi Uh, vedete con le armature, eh, gli potremmo dare armature pesanti, questo gli aumenta l'armatura ma riduce ad esempio uh, il movimento, potremmo fare diverse cose, uh, laser pistol, laser rifle, ecco ci sono diverse caratteristiche, diversi equipaggiamenti che noi potremmo dare e li potremmo anche lanciare da questo pianeta magari ad un altro uh, per poter difendere magari appunto un pianeta. Abbiamo anche questa Starbase che ci permette di costruire eh, astronavi di una certa grandezza. Allora, ovviamente, adesso noi non possiamo spostare farmer perché quello che produciamo e quello che consumiamo è, è, è praticamente la stessa cosa. Per cui, non possiamo spostare contadini, dobbiamo aspettare che aumentino, aumenti la popolazione per poter aumentare la produzione. Qui possiamo vedere. Ah, scusatemi, non ho finito di esaminare una cosa. Questa è la quantità di denaro che produciamo, cioè niente. E la felicità di questo pianeta. Eh, qui possiamo costruire le diverse cose, ci sono le strutture che possiamo costruire sul pianeta e le astronavi che possiamo costruire. Dalle astronavi colonie a, eh, i, diciamo, le astronavi di trasporto, mercantili, eh, che sono ovviamente le astronavi che servono quando farò un pianeta che produce pochissimo di cibo, Avrò bisogno di spostare del cibo da un pianeta all'altro, lo faranno in automatico, però ci ho bisogno di, di, queste, di questa flotta, fondamentalmente, di queste, di queste navi. Eh, navi costruzione che ci serviranno comunque più avanti. <coughs> e diverse astronavi, tra cui eh, le, quelle esplor di esplorazione, i caccia da combattimento e le navi un po' più grosse. Per il combattimento, impiegheranno diversi turni. Noi adesso costruiremo una nave colonia e mettiamo in coda. Una, una di queste astronavi di queste navi sì per il trasporto ci sono anche le spie tra l'altro che si possono costruire eh, l'accademia che ci darà praticamente già un più uno al livello delle astronavi che costruiamo su questo pianeta ecco appunto questo infantry base ci permette di avere già queste, queste persone già qua eh, possiamo uscire Ah no, sì, scusate. Mi dimenticavo che questa nave spaziale che questa base spaziale ci permette di costruire navi come eh, di questa classe, praticamente. Eh, perché ovviamente è, è già di, di classe superiore, di classe più grande per cui senza quella base non potremo costruire le navi di queste dimensioni. Usciamo, questo è, ragazzi. Eh, L'universo. Noi siamo proprio al centro, cazzo, che sfiga di merda! Siamo al centro dell'universo. Eh, sì, no, dell'universo, scusatemi, di questa galassia. Ok, uh, questa è la più grande, io non la reputo onestamente così tanto grande, però mi piacerebbe potessero ampliarla un pochino di più. Uh, diciamo che molti bug sono già stati risolti, è eh, comunque dalla, dalla casa produttrice, questo è da darne atto. Allora, dopodiché noi possiamo prendere la nostra flotta che già abbiamo, abbiamo due navi, una colonia e una fregata d'esplorazione io prenderei la fregata d'esplorazione qua abbiamo tutte le caratteristiche ragazzi basta spostare il cursore c'è scritto tutto c'è lo zio Delric qua comunque che vi può spiegare già un po' di cose ma eh, inizialmente sarò veloce ok come tutorial e lo spostia spostiamo questa sola nave a esplorare i sistemi inesplorati allora questo azzurro che vedete è come se fosse il nostro territorio si irradia dal nostro, dal nostro sistema solare e con la colonizzazione e la scoperta di nuove tecnologie andrà ad, ampliare, ad ampliarsi ovviamente eh, c'è da dire questo allora se eh, oltre a queste caratteristiche che io vedo della mia, delle mie flotte vedrò anche che c'è un livello di carburante allora finché rimango dentro il mio territorio il carburante non si consuma quando uscirò dal mio territorio per andare a esplorare altre stelle inizierò a consumare eh, carburante quando io rientrerò all'interno del mio territorio, il carburante smetterà di consumarsi, non verrà ripristinato, però fin tanto che io non andrò nei pressi di un pianeta, di una mia colonia, in pratica, che potrà quindi rifornirsi: potrà rifornire l'astronave di carburante, di nuovo carburante. Se io dovessi finire il carburante mentre sono in viaggio, eh, la mia flotta o la mia astronave, come in questo caso, si muoverà a velocità molto molto ridotta. Questo è fondamentalmente. Il discorso dei carburanti eh, adesso dobbiamo scegliere la nuova ricerca. Allora, qua vediamo che c'è la prima iconcina sulla sinistra eh, che è il menu. Dopo abbiamo il menu di ricerca che adesso andremo a vedere. Qui poi c'è un altro pannello, ma li vedremo poi tutti man mano. Andiamo su quello di ricerca. Eccolo qua allora, vedete che ci sono diversi rami: quello industriale, l'agricoltura, le applicazioni, la filosofia di ricerca, ehm, le particelle fisiche e l'esperimentale, che fondamentalmente me ne ricerca una a caso di queste, o, o di tutte addirittura. Qua possiamo vedere tutto l'albero, vedete, fino alle, alle ricerche avanzate, ce ne sono tante, veramente. Quel pregio che io vi raccontavo prima, praticamente di, delle, delle creative, io non devo scegliere una di queste due. Io scegliendo una vado a ricercare automaticamente anche l'altra. Mentre adesso ne dovrò scegliere una sola tra queste. Allora, io personalmente inizialmente scelgo sempre lo Xenomine. Le Xenomine, praticamente, sono delle miniere che aumenteranno di 3 la produzione per ogni singolo lavoratore. A livello industriale parlo. Eh, però costruendola ci costerà un mantenimento di uno di denaro il denaro qua viene chiamato bc che non so che credit non so che cavolo di crediti siano come viene tradotto però vengono chiamati bc per abbreviare ok ci costerà uno di mantenimento costruirle ok quando le costruiremo però aumenterà la produzione di quel pianeta la velocità con cui costruiremo le varie cose Ecco qui ad esempio abbiamo eh, questa tecnologia che ci permette per esempio a costo zero tra l'altro di, di fare uno un in più di cibo per ogni, ehm, sì, per ogni contadino. Eh, on words were world based food for farmers maggiore di 0 ok ovviamente in quei pianeti dove um, il, il cibo è maggiore di 0 ok almeno un 1 un più 1 ci deve essere cioè un pianeta arido rimarrà arido punto produce 0 e continuerà a produrre 0 poi ci sono le aeroponic farm che invece costano 2 di mantenimento e daranno un più 3 al cibo eh, per ogni colonia però per turno per ogni per la colonia almeno per quella colonia lì anche questo non è male, per esempio, per soprattutto per quelle colonie che eh, sono appunto quelle, quelle desertiche, ad esempio, che hanno zero, almeno gli si dà un, un più 3. Non è male, questa anche. Però io partirei con l'Exenomine, semplicemente perché in questo modo andremo a eh, velocizzare la produzione a livello industriale. Quindi tutte le cose che dovremo costruire, eh, deciso di, far, di fare questo, diciamo. Eh, vediamo anche il pannello, per esempio, del controllo delle nostre colonie. Qui avremo tutte le, quante le nostre colonie con le loro caratteristiche. Avremo la possibilità di distribuire in maniera rapida i lavoratori da una parte all'altra. E anche tra pianeta e pianeta. Valutando che se lo tolgo da una parte e lo aggiungo dall'altra, uno ci deve avere lo spazio, ok? Quindi non devo aver raggiunto il massimo della popolazione. E devo avere sufficienti navi che sono queste qua, quelle da trasporto, quelle che stavamo costruendo già. Adesso noi non ne abbiamo nessuna, le dobbiamo costruire. Quindi le navi da trasporto servono per trasportare i coloni da una parte all'altra. E anche, qualora ci fosse carestia, di portare un, diciamo, cibo che viene prodotto da un pianeta ad un altro. Abbiamo anche le tasse, che per il momento teniamo allo zero. Ok, queste sono le tasse che andranno date a tutti quanti i. I pianeti, le, le risorse strategiche che andiamo, andremo a raccogliere, e anche quello che stanno producendo. Noi qui, in maniera molto veloce, vedete, possiamo cliccare e andare a, subito a decidere in quel pianeta che cosa si costruisce quindi è molto veloce. E con questo tasto invece andremo a comprare. Se abbiamo abbastanza soldi, adesso ne abbiamo 50 monete e qua, questa adesso costerebbe 1000. Però, se noi avessimo più di 1000, potremmo costruire immediatamente al prossimo turno, quindi con la distanza di un singolo turno questa nave, cioè pagando diventerebbe da 36 a un turno singolo quindi molto molto comodo anche questa cosa poi c'è il pannello leaders praticamente in questo gioco esiste anche quando avremo abbastanza soldi ci sono anche dei mercenari che verranno a proporci eh, verranno a proporsi okay? verranno a proporci i loro servigi ehm, e praticamente, diciamo, hanno delle caratteristiche diverse per cui alcuni di questi mercenari sono più utili all'interno di una colonia, mentre altri sono più utili all'interno di una flotta, in base alle loro caratteristiche. Questi eh, mercenari eh, avranno un costo iniziale di tot denaro e probabilmente alcuni di questi avranno anche un mantenimento per ogni turno. Eh, qui verranno a disporsi i mercenari che noi possediamo, diciamo che, che abbiamo eh, ingaggiato, qua sotto invece ci saranno quelli che non abbiamo ingaggiato che per una trentina di turni rimarranno qua sotto eh, affinché noi magari li, potiamo, li possiamo ingaggiare entro, entro quei turni in pratica, eh, dopodiché scompariranno. Qua abbiamo invece tutti i pianeti, tutti i pianeti che non abbiamo colonizzato, di modo tale questo è un pannello facile, se noi cerchiamo un pianeta in particolare tra quelli esistenti che non è stato colonizzato, che non è colonizzato e che vogliamo magari cercare un buon pianeta da colonizzare, qui abbiamo tutte le caratteristiche, per esempio eh, il clima, la gravità, i minerali, l'abbondanza dei minerali e la dimensione, più anche le caratteristiche speciali di quel pianeta. Quindi questo ovviamente è molto utile per avere un'immagine diciamo, un, un veloce, un sì, un... un una, porca miseria, perché non mi vengono i termini oggi, vacca boia? Non importa, eh, per avere una panoramica, ecco, molto rapida del, della situazione. Eh, dopodiché abbiamo il pannello Diplomazia, attualmente appunto non abbiamo scoperto altre razze, per cui non c'è nessun tipo di diplomazia. E quando costruiremo le spie noi potremo fare delle spie e tenerle qui a livello difensivo, di modo da fare il controspionaggio, contro le spie che ci, gli altri, eh, le altre razze ci manderanno, oppure le potremo assegnare alle altre fazioni per poter rubare loro tecnologie che loro hanno scoperto e noi no, oltre a creare altri tipi di disordine. E poi abbiamo un altro aspetto molto figo del gioco, ragazzi, che è la gestione delle flotte. Qui ovviamente possiamo gestire le diverse flotte che abbiamo, ma non solo, ragazzi abbiamo anche il cantiere dove potremo costruire le nostre navi dall'inizio alla fine. Qui noi scegliamo fondamentalmente la, la carena, adesso noi possiamo scegliere solo fino a questa dimensione di carena che è la più grande. Qui vedete abbiamo tutti i vari singoli spazi e noi potremo spostare le varie tecnologie che scopriremo, le diverse armi, difese e i diversi sistemi per poter costruire le varie astronavi ragazzi è stupendo perché poi tra l'altro ognuna di queste armi come per esempio i missili vedete all'interno dei rockets ci sono le torrette ci sono i singoli missili o ci sono i mini missili quindi consumeranno meno energia faranno meno danno ma ne potremo mettere di più perché occuperanno meno spazio all'interno della nave Uh, abbiamo i FLEC Cannon, abbiamo i Laser Cannon, guardate quante ce ne sono, tra l'altro di, di laser, ognuno dei quali avrà un, un raggio d'azione perché per esempio questa torretta laser eh, a doppia torretta avrà questo raggio d'azione, ok? E raggiungerà una certa distanza. Tra l'altro io posso impostare, togliendolo, eh, posso impostare anche che possa fare più danno. Che abbia un rateo di fuoco maggiore rispetto a quello che è segnalato qua. qua. Ovviamente dovete passare sopra il cursore per avere tutte le varie notizie di quello che fa, di quanto consuma. Anche, per esempio, estendere l'arco eh, di, eh, sì, di, di azione di questo, di questo raggio. Vedete così, fa proprio metà, metà de, di un cerchio praticamente, mezzo cerchio. Eh, e anche estendere il raggio d'azione. Raggiungerà una distanza maggiore. Però, facendo questo, vedete, consumerà più energia, ci vorrà più tempo per costruire un'astronave con questo tipo di torretta e peserà di più, anche, ovviamente. Creerà una massa maggiore. <coughs> Quindi eh, possiamo anche personalizzare le armi e le astronavi, di conseguenza, eh, le difese, come vedete, dobbiamo mettere degli scudi, ok, sulle varie, sulla carena della nostra nave per proteggere i sistemi interni. In particolar modo eh, i generatori di energia nucleare, che è quello che ci aumenterà, vedete, ehm, 50 punti a livello di energia, questo piccolino ne fa 10. E abbiamo anche i power capacitor, quello per poterlo accumulare, ok? Per poter accumulare questa energia prodotta. Abbiamo anche i serbatoi che possono essere messi solamente qua dietro. No, scusatemi, questi sono eh, i motori. Sono troppo grandi però per essere utilizzati. <ride> questi qua, per cui devono essere usati quelli più piccoli, che devono essere questi. Eccoli qua, vedete ehm, le diverse dimensioni di motore. Però c'è anche i fuel cell, quindi ehm, i serbatoi di benzina. E c'è un'altra differenza da dover dire, ragazzi, a livello di armi. I laser cannon e i rocket, ad esempio, sono due tipi di proiettili di munizioni diverse. Una va a energia e consuma energia. Ehm, L'altra invece va a munizione e quindi di conseguenza c'è bisogno, sono munizioni cinetiche. Le munizioni cinetiche ci vuole un magazzino, lo storage, eccolo qua, eh, di, per le munizioni. C'è quello grande e quello piccolo per contenere le varie munizioni mentre ovviamente c'è bisogno di accumulare energia, quindi con nuclear power, e power capacitor invece per le armi a raggio come il laser. Poi i vari sistemi che ci sono ce ne sono tantissimi, perché c'è il nuclear bomb che serve per uh, distruggere, um, per bombardare i pianeti, uh, ad esempio, c'è il sensore per poter uh, rilevare la presenza anche a distanza di nemici o di altri pianeti. Di vari sistemi, allora, dopo aver visto questo aspetto, ragazzi, c'è eh, da valutare anche il fatto che alcune ci sono ovviamente già dei, eh, delle navi prefatte e qua possiamo vederne un esempio come, ehm, come questa che ha ovviamente tutti gli scudi ehm, qui al, sui bordi, ok, a protezione di quello che c'è dentro, perché qua in questo gioco. Se un colpo dovesse perforare lo scafo e arrivare a, co a colpire un nuclear power o anche una cella di carburante, immaginate bene che cos'è che può capitare, d'accordo? Allora, questa nave, in particolare eh, gli hanno montato appunto dell'artiglieria. Eh, due laser cannon eh, ai lati. C'è un Flack Cannon che, che, che diciamo almeno sul lato destro, vedo che è ben, è ben corazzata questa, questa nave. Eh, qua ci sono i, diciamo, gli storage delle munizioni qui hanno montato il nuclear bomb le nuclear bomb appunto dicevo che possono essere sganciate sui pianeti nella mappa strategica eh, per bombardare il pianeta e causa inquinamento ovviamente e qui c'è anche un rocket davanti quindi questa combatte soprattutto con i missili e un pochino con i, i laser cannon quindi potete prendere le, le cose già fatte, ok? Che poi andando avanti con le tecnologie si. se ne sbloccheranno delle altre salvate precedentemente, o se no potete salvare le vostre creazioni. Eh, per poterle utilizzare in futuro e crearle. Ok, allora noi adesso chiudiamo. E passiamo il turno ecco che la nostra nave qua è partita e sta andando alla scoperta di questo nuovo pianeta ehm, qui possiamo vedere i command point point praticamente in base alle eh, flotte che noi abbiamo dobbiamo avere ovviamente un supporto adeguato quindi eh, basi stellari eccetera che possano supportare la quantità di, fl di flotta che noi possiamo utilizzare qui abbiamo parlato già delle eh, delle navi di trasporto che attualmente non abbiamo il, eh, il cibo attualmente quello che consumiamo e produciamo è, è praticamente a zero cioè va, va si consuma tutto la produzione scientifica più alta è meglio è ovviamente e il denaro qua abbiamo la mini mappa e qua il tastino del turno che anche con la barra spaziatrice può essere utilizzato abbiamo scoperto un nuovo sistema abbiamo un gigante gassoso che quindi non può essere abitato Attualmente non abbiamo neanche le tecnologie, non credo che neanche in futuro, sì, in futuro si potrà, si potrà fare, però dobbiamo trovare le tecnologie per poterlo fare. E abbiamo un altro pianeta che non sarebbe male. Eh, nonostante sia un pianeta medio, ma va bene, ci può stare. Ha un 2 di cibo. È simile all'atmosfera terrestre, infatti, stessa gravità, 12 massima popolazione, ottimo. Eh, che cosa sono questi praticamente? Uh, guadagno più 5 di approvazione al mio impero perché ha ah, del cibo particolarmente buono. Ah, che bello. Ok, avendo un cibo particolarmente buono perché i mari, non so qua, Seas, Treasures. Ok, dei mari ricchi probabilmente. E poi questo Delicious 2. Plotation, Bonus, Control, qua, okay, P10, Proval, From, Races... Boh, vabbè, insomma, purtroppo capite con l'inglese mio è, è questo. Allora ragazzi, io spero che questo gioco vi abbia stuzzicato un pochino, eh, che, vi, che vi piaccia, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento, un pollicino in su e se vi fa piacere condividete il video, mi raccomando ragazzi. Eh, vi ricordo che se questo gioco vi interessa lo potete trovare nel sito in descrizione di G2A. E noi, come sempre, ci svediamo. Ci vediamo al prossimo video. State in campana, ragazzi. Alla prossima!